Vi state chiedendo da anni qual è il metodo migliore per stare AFK in una farm di pesca? Lanciate la vostra canna e poi scollegate il mouse dal vostro computer. Il gioco non sarà in grado di riconoscere che il vostro tasto destro non è più cliccato. Ta-da! Sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Oggi siamo nel quarto episodio della serie principale di Minecraft. Ragazzi, ho letto un po' i commenti dei precedenti episodi e come potete vedere, ragazzi, ho iniziato a seguire quelli che sono i vostri consigli, ovvero ho abbellito ancora un po' qua la scalinata di ingresso mettendo dei pezzettini di erba, poi ho messo dei pezzi di legno sulla porta d'entrata, ho costruito gli mortacci tua, i barili. Come prima cosa, in questo episodio di oggi vorrei iniziare a costruire quelli che in tanti di voi mi hanno detto che sono il metodo migliore per cucinare il cibo, ovvero di costruire gli affumicatori. Io non sapevo minimamente dell'esistenza degli affumicatori in Minecraft, non sapevo neanche cosa fossero, quindi sono andato a leggermi la ricetta naturalmente su internet e ho letto che praticamente, a differenza della fornace, gli affumicatori ci mettono 5 secondi per cucinare ogni singolo pezzettino di carne. Adesso qua dobbiamo aspettare naturalmente che torni tutto il verde. Partiamo subito con la creazione degli affumicatori, ma un'altra cosa, ragazzi, come potete vedere, ho riempito tutto il pavimento di slab, quindi i commenti che mi lasciate li leggo. Nel frattempo, ragazzi, vi ringrazio per il sostegno che state dando alla serie, al mio ritorno, perché non mi aspettavo veramente di fare così tante visualizzazioni dopo un periodo di attività così lungo. Infatti, per voi sembreranno niente, però dopo un anno di inattività fare 3.000-3.500 visualizzazioni in una serie di Minecraft è veramente, veramente tanto, ragazzi, soprattutto per il periodo che Minecraft sta attraversando. È un po', diciamo, nella fase di down. Allora, se mi ricordo bene la ricetta, l'affumicatore si fa così. Ok, poi piazziamolo giù qua. Se io ci clicco sopra, lui mi dice chiaramente di mettere un carburante, che potrebbe essere tranquillamente il nostro Coal. Quindi piazziamo il nostro carburante. Adesso vado qua un attimo nella farm di pesca, che ho chiuso perché, naturalmente, ragazzi, mettendomi AFK non posso stare all'aperto. Come potete vedere, ragazzi, all'interno cioè la farm di pesca funziona alla grande. Guardate quanti pesci ho già trovato. E ho trovato questa canna da pesca con Lake of the Sea 2 e Curse of Vanishing. Curse of Vanishing poco mi interessa perché tanto sparisce nel momento in cui tu muori. Però tanto se la lascio qua dentro, problemi non dovrei averne, quindi posso unirla a questa canna da pesca. E poi ho trovato un arco con mending. Allora, me ne faccio più di uno però. Prendiamo, allora, ne piazziamo uno qua così e uno qua così. Ok, tipo ad L. 27 qua e il salmone 28 qua. Sì, effettivamente, ragazzi, ci mette molto, ma molto di meno. Grazie mille per questo consiglio che mi avete dato. Nel frattempo, adesso scrivetemi nei commenti cosa ne pensate della facciata di casa. Guardate, ho messo tipo dei barili anche lì in alto, ho costruito delle travi di legno anche un po' rovinate, poi c'è tipo un po' di rovinato anche là in basso a destra che non si vede molto. Intanto che cuoce il pesce, volevo farmi un paio di fuochi da campo, campfire. Allora, un paio di campfire li ho fatti, devo stare attento a non metterli vicino a delle cose che possono infiammarsi, quindi io direi ne metto uno qua nella zona d'ingresso, tipo qua, può andare bene. Ok, uno lo mettiamo lì e poi ne mettiamo un altro. Teoricamente non dovrebbe esserci niente di infiammabile in questa zona, perché questo è abbastanza lontano, idem quello abbastanza lontano, non dovrebbero creare problemi. Allora, cosa faremo nell'episodio di oggi? Nell'episodio di oggi termineremo sicuramente casa, questo è poco ma sicuro. Costruiremo anche il ponticello di aggancio a quella zona lì dove c'è la farm di pesca. Scrivetemi tra l'altro nei commenti, raga, se per caso non è stato creato un altro tipo di fertilizzante oltre alla bone meal, non lo so, magari c'è qualcosa di nuovo che io non so. Allora, vado a recuperare. Adesso qua devo recuperare un po' di legno di quercia, perché mi servirà anche questo per quello che voglio fare. E il legno, quello lì scuro, naturalmente. Ok, allora, per chiuderci sopra la testa facciamo così. Dove sono le slab? Oppla là. Qua
questa è l'altezza corretta per mettere il soffitto. Ovviamente dobbiamo stare, oh cavolo, ok, all'interno delle mura, perché poi dobbiamo fare le mura esterne. E ho già in mente una cosa un pochettino particolare, che però chiaramente non è che ho inventato io, non si è mai vista nella storia di Minecraft, però difficilmente, o perlomeno in Italia, si vede la gente fare una costruzione del genere, quindi potrebbe essere qualcosa di carino. Madonna, sto sole come mi dà fastidio, devo partire dall'altra parte. Vabbè ragazzi, chiudo un attimo qua il soffitto e poi ci ricolleghiamo per proseguire con la costruzione di casa, in modo da potervi far vedere quello che ho in mente, quello che la mia mente malata progetta di notte mentre dovrei dormire. Tra l'altro raga, mi è venuto in mente adesso, io sono stupido, perché mi avete detto che con lo stone cutter, mi sa che si chiama, una cosa del genere, quando creo le slab posso crearne molte di più risparmiando materiali, e io sto continuando a craftarle nello stesso identico modo di come si fa sempre. Vediamo lo stone cutter come si fa. Eccolo qua, stone cutter. Mi serve un lingotto di ferro e 3 pezzettini di stone. Per fortuna che ci siete voi che mi date una mano su ste cose. Ok, com'è che funziona? Cioè io prendo l'oak, lo metto qua dentro. Ah, però stone cutter giustamente solo la pietra. Se metto la stone qua dentro, ah ok, mi fa fare tutte le cose. Però 2 me ne dà. Ah, però utilizzandone uno? Vediamo. Eh sì. Si risparmiano. No, non si risparmiano, raga. Perché tanto gli slab, se con 3, guardate, se con 3 ne faccio 6, cioè con questo 4 me ne dà comunque 4. E poi con 3 ne faccio 6, se con 1 me ne fa 2, non penso di risparmiare materiale. Oh madonna, è tornato. Mori. Adesso ti uccido perché sei fastidioso. Cazzo, mi sputa il lama. E niente, quindi proseguo con la costruzione del tetto. Niente, mi ero fermato a fare un ragionamento, ma era sbagliato, perché a quanto pare con lo stone cutter, giustamente, visto che si chiama stone, puoi costruire solo le slab di pietra. L'albero è cresciuto? Sì! Adesso aspettiamo quindi di dormire, raga, perché vedete, mi manca solo un pezzettino piccolo, 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 piccolo. Allora, quest'ascia qua non mi basterà mai, quindi sono previgente e me ne faccio un'altra. Andiamo a distruggere tutto questo bel alberozzo. Costruite un albero del genere mettendo a 4 i sapling, poi andate su a mo' di scala e poi pian piano scendete dopo, no? State attenti magari a non cadere, cosa che probabilmente mi succederà a me perché sono un goglione. Cioè è il metodo migliore secondo me per farmar legna questo, se vi piace lo spruce log, cioè anche perché è l'unico albero che cresce così grosso. Ok, sono arrivato in cima, adesso devo scendere. Per tutti quelli che me lo chiedono nei commenti, raga, non ho la facecam, come avevo già detto anche nel primo episodio, quindi se ve lo siete persi andatelo a guardare. Non ho la facecam perché al momento, nella nuova casa in cui mi trovo, nella stanza in cui sto registrando, c'è tipo tutto vuoto e è tutto in disordine. Sto pensando, per evitare di sistemare tutta la stanza in fretta e furia, che magari mi viene pure una cagata, stavo pensando di acquistare da Amazon un green screen, in modo da poterlo utilizzare. Lo attacco tipo dietro la mia sedia da gaming di Quersus, link in descrizione, dietro la mia sedia da gaming che mi aveva gentilmente regalato Quersus, e potrò tornare con la facecam naturalmente senza sfondo. Magari la metto, non so, in basso a sinistra, in basso a destra, poi vediamo. Ok, ho fatto il tetto così perché sì, mi piaceva. E poi andrò a mettere dei piccoli particolari qua e là, tipo così, tanto per dare un senso un po' più irregolare alla costruzione di casa. Cioè è il motto della nostra stagione, costruire e mettere cose a caso. È una cosa un po' più carina e diversa dal solito. Vedete? Ha dato una conformazione come se fosse tipo un tetto con delle travi un po' rovinato. Ah, a proposito di torce, un altro, uno o due di voi mi avevano scritto di provare a farmi le lampade. Con uno di questi ne faccio 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dai, faccio 8 lanterne. Allora, 9 lanterne fatte. Volevo piazzarne un paio dentro casa. Ma io posso appenderle direttamente così al muro? E infatti no. Per metterle fuori ne metterei una qua così. Ma sui barili posso metterle. Minchia, fra la svolta. Raga, la svolta, posso appoggiarle sopra i barili. Proviamo a piazzarla tipo qua sopra, così. Ma come vi sembra? Però abbiamo detto che il motto di questa serie è niente di regolare, quindi la piazziamo laterale. La piazziamo tipo qua, così, ok?
che se la guardo, sì dai, ci sta. Ne ho ancora 5. Una la piazzo sopra sto barile, un paio le mettiamo qua, così. Cioè, uno degli episodi più lenti della vita questo qua. Magari doppio sta male. E poi ne mettiamo un'altra qua vicino all'ingresso, che però potremmo mettere qua, così. Vediamo, raga, da lontano. Ci sta così, no? Proseguiamo con la costruzione, che vi farò però, ragazzi, in timelapse, così velocizziamo un po' l'episodio, di una scala che sarà qua esternamente, qua lateralmente la mettiamo. Perché per arrivare al secondo piano utilizziamo una scala esterna, in modo da avere più spazio all'interno di casa. Quindi, ragazzi, 3, 2, 1, timelapse. Ok raga, allora mi sono ricollegato dopo aver fatto altre cose oltre il timelapse che avete appena visto. Come potete vedere raga, dalla costruzione l'ho migliorata leggermente, ho messo anche tipo delle foglie e così via. Adesso se io salgo in cima, quindi io mettiamo che sono in casa, sto facendo le mie cose, devo andare al piano di sopra, esco qua un attimo, ho questa scalinata che mi porta di sopra e ho già fatto il primo pezzo di mura esterne di casa, anche se questa parte qua adesso vado a rimuoverla. E quindi adesso ragazzi mi scollego un attimo che devo recuperare un paio di cose e ci ricolleghiamo appena possiamo portare a termine la costruzione di casa. Ok raga, allora io ho deciso di fare qua una sorta di terrazza panoramica dove magari poi l'abbelliremo un po' in futuro con... E sicuramente una cosa che farò è qua portare in piano tutto il pavimento, perché sennò raga viene effettivamente un po' brutto da vedere. Qua adesso noi praticamente dobbiamo continuare tutta la zona di casa con sempre il metodo di costruzione che ci ha contraddistinto fino ad adesso. Direi raga, visto che vi ho già fatto vedere la costruzione delle mura di casa del piano di sotto, non è che sto qua adesso a farvi vedere ancora anche le costruzioni delle mura del piano del secondo piano. Quindi io direi che non faccio neanche il timelapse, ovviamente faccio un taglio e ci ricolleghiamo appena ho finito di costruire le mura. C'è solo un piccolo problema, ovvero che mi sono accorto raga che ho finito tutti i materiali, mi è rimasta solo la cobblestone e voglio evitare di costruire tutto in cobblestone, sennò il risultato finale è orribile. Vi potrebbe piacere una cosa del genere? Vediamo da sotto com'è. Poi magari con la costruzione terminata sopra potrebbe risultare anche un po' più bello. Non lo so. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di quella terrazzina a vista con le foglie d'albero come balconata, diciamo. Adesso raga, per concludere l'episodio, visto che sono le 9 di mattina del giorno stesso in cui dovrà uscire il video ed è dalle 7 che sto registrando, chiaramente devo ancora editarlo e caricarlo e quindi raga... E la parte sopra della casa magari la finisco off camera. Costruiamo il ponticello che collegherà la zona lì di casa alla zona della farm di pesca. Quindi come prima cosa devo andare a togliere tutta la terra che ho messo momentaneamente intorno qua alla farm di pesca. Il ponticello che collegherà lì casa sarà una cosa abbastanza easy, abbastanza tranquilla, abbastanza lineare, niente di troppo complicato. Iniziamo a dargli la conformazione. Allora, l'ingresso di casa sarà la parte centrale, ovviamente. Quindi così, così. Poi dopo chiaramente lo miglioriamo, Madonna, è già notte, vado a letto. Questa sarà una delle poche cose probabilmente simmetriche che farò in questa stagione. Allora, se tiro dritto, lui ovviamente siamo un blocco sotto qua. Quindi o faccio partire da di là da un blocco sotto e direi che ci potrebbe stare come idea. Proviamo a fare una cosa, raga. Volendo, raga, potrei utilizzare anche i campfire, però non puoi metterli tipo così, no? Come se fosse un ponticello, quelli vecchio stile, no? Tipo i ponti tibetani. Quindi non potendo farlo in questo modo, utilizzo il vecchio metodo. Ok, e qua possiamo allungarlo ancora di uno. Quindi abbiamo qua il nostro ponticello, che possiamo... tranquillamente adesso un po' rovinare. In che modo lo roviniamo? Facciamo così, guardate. Metto uno qua così, uno qua così, uno qua così. E adesso dobbiamo mettere sotto tutte le cose che lo sorreggono. Sì, una roba irregolare deve essere, raga, non deve essere troppo preciso. Questo qua magari togliamolo che dà fastidio e basta.
cioè come se fosse un po' tutto storto, no? Quindi facciamo così, così, scala al contrario, perfetto. Perché poi la scala sale così, si collega qua, così e così. Ok, un pezzettino di cobblestone e una cosa simile dovrei farla di là, poi quel pezzettino qua lo togliamo, tanto c'è la scala ribaltata che ci dà l'appoggio, giusto? Sì, un'altra scala ribaltata qua, ok, e teoricamente qua potrei metterci il pezzettino di cobblestone. Magari anche qua seguiamo la logica della casa, non facciamo tutto uguale, facciamo così. E magari qui ho un crafting table a portata di mano, invece di mettere il pezzo intero qua, spaccalo, mettiamo una slab così, in modo che resti il buco così, e questo qua ce lo metto qua sotto, in modo come se fosse tipo crollato un pezzo qua di impalcatura. Idem posso provare a fare anche qua magari delle cose un po' diverse, tipo così, tipo qua così, come se fosse un appoggio. E posso provare a fare questa cosa qua, guardate. Vediamo, vediamo. Non sta male, raga, dai, cosa dite? Vabbè, una sola lì sotto ci può stare. Magari questo pezzo qua di terra lo tolgo, così si vede. Facciamo così. Lì chiaramente non posso metterla, però volendo posso appenderla qua. Ottimo, guardate. Dai, ci stanno, no? Sono carine. E anche qua sopra metterci delle lanterne. Dai raga, ci stanno, come ponticello, abbiamo messo anche le due lanternine. Provo ad andare un attimo verso l'alto, vediamo come si sta formando adesso casa. Dai raga, guardatela, carina, no? Come costruzione. A me mi sta piacendo un sacco. Ecco, forse l'unica cosa che non mi convince è il tetto fatto così là, quella parte là del balcone. Perfetto ragazzi, il quarto episodio della serie principale di Minecraft termina qua. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di spammare il video con tutti i vostri amici in modo da confermargli a tutti che sono tornato. Lasciate un commento scrivendomi quello che vorreste vedere nel prossimo episodio. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video. Qui da Zanz è tutto, un bel saluto e...